modo per rendere più accogliente e portare colore all'interno di un ambiente come la casa, dove prima come in lockdown e poi con le varie chiusure si è trascorso gran parte del proprio tempo. Il giardinaggio non ha mai conosciuto crisi durante un periodo duro come quello della pandemia. In molti hanno riscoperto la cura della casa e del giardino. Coltivare un orto o colorare giardini e terrazzi con fiori e piante di ogni genere e tipo sembra aver aiutato gli italiani a superare un periodo duro come quello delle chiusure, alleviando lo stress e portando benessere attraverso il contatto con la natura. Tutti si sono avvicinati al giardinaggio come fonte di benessere ed è stato un fenomeno mondiale. La natura e il bisogno di stare in casa, cioè il stare in casa con comunque il verde. Il verde, quindi, questa è stata una rivincita per tutto il nostro settore, che ci ha sempre creduto e che non è un settore di commercio fine a se stesso. Il giardinaggio è una passione che non si è fermata con la fine del lockdown, ma è continuata anche con le riaperture. Le piante, che al momento vanno per la maggiore, ha spiegato Luana, passano dai prodotti da orto, agli agrumi, alle piante subtropicali come i banani. Soprattutto una ricerca del prodotto a chilometro zero, cioè prodotto in casa e mangiato al momento. Quindi orto, tutto quello che è orto, orto anche in cassetta, orto nel terrazzo, orto in vaso, chi non ha la possibilità di avere un pezzettino di terra oppure comunque si ricava un pezzettino di terra nel giardino per fare l'orto. Quindi anche qui i giovani si sono molto avvicinati a questo, diciamo, settore che era esclusivamente degli anziani, no? L'orto. O dei nipoti, quindi adesso c'è una fascia d'età che si interessa anche a questo e questo, insomma, è di soddisfazione. Tra i fanesi c'è chi si è avvicinato al verde durante la pandemia e chi invece coltivava questa passione già da tempo. Questa passione per il giardinaggio è continuata anche con le riaperture? Sì, sono appassionata, curare il prato, la siepe, un po' di tutto, mettere fiori. Mi è sempre piaciuto un po' nel giardino mettere qualcosa, ma non avendo tempo, allora metto quando posso, quando mi viene la voglia. Adesso voglio vedere dei fiori che vanno in pieno sole. Forse in questo periodo un po' di più, no, ti curi un po' più la casa col fatto che siamo comunque stati obbligati a rimanerci. Sì, no, dai, i fiori danno allegria, sì, sicuramente questo periodo di più giardinaggio. Ho un pezzettino di terra di sotto, allora ho messo i cetrioli, i pomodori nel terrazzo, è stata una bella soddisfazione.